Benvenuti a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Giochi Next Gen e oggi siamo qui per la prima volta che vi porto sul canale GTA 5. Ragazzi, sto facendo delle gare, gare automobilistiche, comunque gare di diverso tipo e non faccio mai questo tipo di gare, però ho deciso comunque di portarle sul canale perché sono molto divertenti. E quindi andiamo subito con la prima gara malata del giorno. Ok ragazzi, eccoci qui con la prima gara malata del giorno, che è la prima che vi porto sul mio canale. Siamo soltanto in tre, oggi la gente non voleva entrare, sono un po' ad aspettare per far entrare qualcuno, ma niente. E via subito con la prima gara, dai, subito. Si parte ragazzi, primo giro. Attenzione, non so se ho fatto bene a prendere la massacro per questo tipo di gara, però vabbè. Stanno già distanziando. Ho messo no ai veicoli personalizzati perché io, avendo un personaggio di rango basso, comunque ho preferito, insomma, non dare vantaggio all'avversario perché sennò buonanotte. Attenzione, ricco bastardo, ha cercato di buttarmi fuori. Dai ragazzi, siamo secondi anche se abbiamo l'avversario alle calcagne, maledizione. Dai 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 dai, quello dietro di me si è suicidato. Attenzione, abbiamo il primo davanti. No, vediamo se riusciamo a prenderlo. Andiamo, lo stiamo piano piano recuperando. Ragazzi, non so se c'è qualche acrobazia, qualcosa da fare. Dalla miniatura non ho capito bene. Ah, secondo giro, ragazzi, no, quindi non ci sono acrobazie particolari da fare, soltanto una gara da punto a punto. Che cercherò di recuperare il primo, anche se la vedo dura. Quanto non commette errori. Vediamo se riusciamo comunque a recuperarlo. Vediamo, ecco, ce l'abbiamo sempre davanti, ragazzi. Eccolo lì, bastardo. Dai, dobbiamo recuperare. Dai. Eccola la linea del traguardo, ragazzi. Niente da fare, però per la prima gara almeno siamo arrivati in secondi, anche se non più finiti. Ok, secondi, ragazzi. Ci vediamo con la seconda gara del giorno. Ok, ragazzi, eccoci qui tornati con la seconda gara del giorno. Ho preso questa gara qui, praticamente la consigliava con le macchine sportive. Ho preso questa, ecco qui, subito preso il turbo. Subito preso il turbo e via, si parte in prima posizione. Bastardo, mi ha preso la scia subito. Oh, brutto bastardo. Oh, guarda che possiate essere maledetti, brutti, maledetti bastardi. Siamo 5 ragazzi, sono subito ultimo, devo sperare di fare un recupero, ma avete visto, tutti i bastardi mi hanno buttato fuori. Andiamo, ecco qua, dai che lo tengo a prendere tutto bastardo, dai. Ecco qua, dai che non ti prendo la scia, vai. Ragazzi, dobbiamo recuperare assolutissimamente, mi sa che ho lasciato due giri, come era consigliato. Sono molto compatti, dalla mia mappa vedo che sono molto compatti. Solo io, ma i bastardi all'inizio mi hanno buttato fuori, come avete visto. Vedo l'ultimo lì davanti, di mappa. Non sono molto distante, posso recuperarli. Sì, ragazzi, ho lasciato un po' di traffico, era suggerito dalla gara, l'ho lasciato, almeno possono creare qualche piccolo problema. Qui c'è un po' di traffico. Non so se riesco a recuperare qualcosa, non credo, no, infatti. Oh, attenzione, attenzione ragazzi, ha sbagliato, quindi non sono più ultimo. Uno ha sbagliato e l'ho recuperato. No ragazzi, uno ha già concluso. Almeno una posizione l'ho recuperata. No, non penso di farcela, arriverò quarto sul quinto, infatti eccoci qua. E via così in derapata, su. Andiamo. Ok ragazzi, sono arrivato quarto su 5 in questa seconda gara, speriamo meglio nella prossima e ultima gara. Ci vediamo fra poco con la terza gara. Eccoci qui ragazzi, con anche con la terza e ultima gara per oggi sul canale e siamo qui con le moto. Ragazzi, ho messo una gara GTA, quindi oltre a fare una gara rally, come potete vedere, il mio personaggio con vestito bene ma col casco, avremo anche la possibilità di usare le armi e quindi almeno proviamo a fare una gara insomma un po' più bella. Vedete, ho messo tre giri, spero di non pentirmene perché non so quanto questa gara possa essere malata, però. Oh, no, 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 brutti bastardi, no? Subito, attenzione, brutto bastardo, no, bastardi, no, brutti bastardi.
hanno subito ucciso. Ecco qua, ragazzi, sento gente che già inizia a spararsi. Vediamo se riusciamo a uccidere sto. Quello è il primo? No! No, 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 che fai? Sali sulla moto, muoviti! No, bastardo, chi è che mi sta sparando? Brutto bastardo. Guardate che bastardi! Anzi, vedete la gente che si diverte a uccidervi anziché fare la gara. Brutto bastardo, ora ti vengo a prendere e ti ammazzo. Ora vengo a prenderti e giuro che ti ammazzo. Eccolo qua. Brutto bastardo, vieni qua, vieni. Dove stai? Vieni qua, vieni, brutto bastardo, ti vengo a prendere e ti ammazzo. Anzi, sento sparare i missili. Devo cercare di andare a prendere il primo e il secondo. Guardate, ragazzi, ho la moto fuori uso. Sto con la ruota di dietro, il cerchione è scoppiato. Mi sto andando solo a una ruota. Io lo faccio pure impennare. No, maledetti bastardi, ragazzi. No, no, c'ho la... Ok, prendiamo la corsa con la moto ora di nuovo normale. Quel bastardo mi aveva praticamente forato la ruota. Ok, andiamo. Vediamo se riusciamo a recuperare. I primi due ragazzi sono belli che distanti. Non so dove sia il quarto. Di quanto? Via! Attenzione ragazzi, giro 2 di 3. No, no, vai, alzati, muoviti. Ok ragazzi, riprendiamo la corsa. Quello doveva essere il primo. Ah, ecco qua, terzo giro iniziato ragazzi, terzo e ultimo giro tra l'altro. No ragazzi, il primo ha concluso e anche il secondo, quindi niente da fare ragazzi. Siamo arrivati terzi su 4. Qua la... impegniamo. Oh, eccoci qua arrivati ragazzi. Ok ragazzi, per oggi il primo episodio di gare malate, gare spericolate, come le vogliamo chiamare, sul canale è finito. Spero che vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel like e vi porto altri appuntamenti di GTA 5. Magari se avete qualche richiesta particolare, se volete anche solo un cazzeggio time, quindi io che faccio cazzeggio in genere, oppure se volete che faccio rapine o qualche missione in particolare su GTA, qualcosa magari spericolata, fatemelo sapere, ve la porto sul canale senza problemi, anche perché GTA è un gioco che adoro, che amo moltissimo, solo che purtroppo del personaggio non ce l'ho molto sviluppato, è solo di livello 18, però non ci sono problemi, sapete che mi butto in qualsiasi cosa. Ok ragazzi, allora ci vediamo al prossimo video. Qui da Angelo Nero è tutto. Sotto come sempre trovate i miei contatti. Alla prossima, bella!